Era da un po' che volevo fare questo video, perché ci sono tante cose che spesso non capisco del calcio e della Juventus. E voglio prendere la palla al balzo e voglio collegarmi direttamente al video che ho fatto uscire nella giornata di martedì 13 luglio verso ora di pranzo, intorno alle 13:30. Se non lo avete ancora visto, non vi preoccupate, lo troverete qui sopra nelle schede e comunque basta fare un giro sul mio canale per andarselo a recuperare, ed è un video che parla di Chiellini e Bonucci. Voglio aggiungere subito una cosa a quel video lì, e cioè che bisogna ragionare con la programmazione e non pensare a un europeo fresco in cui hanno vinto, hanno stravinto, hanno stradominato, sono stati impeccabili, ma bisogna ragionare con la testa di una società che per fortuna, per forza di cose, deve guardare anche la carta d'identità dei calciatori e capire che non è più una competizione di un mese dove in tanti si esaltano perché provano a dare tutto quello che possono in quel mese lì, bensì sono tante competizioni diverse, alcune a calendario, alcune eliminazione diretta, alcune a gironi, insomma tante tipologie appunto differenti di competizioni che la Juve dovrà andare ad affrontare, e che quindi non si può solo pensare che Chiellini e Bonucci sono quelli che abbiamo visto durante l'Europeo. Bisogna ragionare anche in prospettiva, e prima di rinnovare il contratto a Chiellini bisogna stabilire delle gerarchie, bisogna ragionare sulle gerarchie. Chiellini, Bonucci, Delitt, Demiral, Rugani, Dragusin, questi sono i centrali in questo momento a disposizione della Juve. Che cosa si vuol fare con questi? Secondo me, per fare una cosa fatta bene, patti chiari e amicizia lunga, da subito, per evitare di poi imbattersi in diverse problematiche di tipo caratteriale. Il gruppo, Mancini è stato fantastico nel vincere l'Europeo proprio perché aveva un gruppo fantastico e fenomenale ed era basato sulle gerarchie. La Juventus deve ripartire da questa cosa qua. Poi tutto il resto del discorso e dell'analisi lo trovate qui sopra nelle schede. E vi chiedo di lasciare un mi piace a questo video, perché so che sono dei dubbi leciti quelli che andrò ad elencare, no? In questo momento. E so che tanti di voi hanno avuto gli stessi dubbi, hanno gli stessi dubbi e potranno aggiungere altri dubbi a tutto ciò. E vi chiedo anche di scaricare OneFootball, l'app è qui sotto in descrizione, perché comunque domani questo è l'ultimo video prima effettivamente dell'inizio della stagione 21-22, dato che domani appunto si ritroveranno Allegri e tutti gli altri calciatori, e manca veramente poco a quanto pare per chiudere il primo grande colpo di mercato alla Juventus, che è quello legato a Locatelli. E proprio da Locatelli voglio partire, perché il grande dubbio, il primo grande dubbio che ho in testa è: ma la Juventus è consapevole del fatto che a centrocampo qualcosa va sistemato? Mi spiego meglio. La Juve, da anni a questa parte, si presenta, ok, all'inizio della stagione, e i dubbi dei tifosi sono sempre quelli: ma non saremo un po' corti sui terzini? Ma il nostro centrocampo è davvero ok in questo momento? Perché investiamo tanti soldi tra i difensori centrali, vedi De Ligt, tra gli esterni, vedi Chiesa e Kulusevski, tra gli attaccanti, vedi Wayne e Cristiano Ronaldo, e mai, mai andiamo a investire dei soldi sui centrocampisti? Ora, quest'estate c'è stata un'inversione di tendenza, intendo nell'ultima campagna acquisti, perché Arthur è arrivato valutato 80 milioni di euro, ma 70 sono stati scalati dal cartellino di Pjanic, quindi soltanto 10 di differenza, no? E McKennie è stato acquistato con una formula interessante, che era quella del prestito, con successivamente poi l'obbligo di riscatto, a patto che convincesse il diritto, neanche l'obbligo di diritto. Per Locatelli si sta cercando un'operazione alla Chiesa, no? Quindi prestito subito con obbligo di riscatto a condizioni veramente facili da concretizzare. E Locatelli è ok, ma lo abbiamo visto anche durante l'Europeo. Locatelli è uno dei tanti bravi, non è il più bravo. Tante volte è stato addirittura preferito Cristante, come qualcuno mi ha fatto notare nei commenti del pagellone. Sì, questo è vero, assolutamente vero. Io sono sicuro che Locatelli sia un buon giocatore e sono sicuro che sia un buon colpo di mercato per la Juventus. Ma siamo davvero convinti che Locatelli possa sistemare i problemi della Juve? Perché per quanto mi riguarda la risposta è un grande no. Poi, se Locatelli riuscirà a fare questa crescita impressionante, come l'ha fatta Federico Chiesa, ed è una crescita nel breve medio periodo, allora sì, potrebbe addirittura essere sufficiente per risolvere i problemi della Juve. Locatelli, Rabiot, McKennie può essere già un buon centrocampo, ma non è un centrocampo probabilmente in questo momento che se la gioca con i più grandi club in Europa. Poi, ripeto, se questi giocatori avranno una crescita esponenziale sotto la gestione Allegri, questo è un altro discorso, ma ad oggi immaginare un'aggiunta di Locatelli e basta centrocampo è un po' poco. Il secondo grande dubbio è: la Juventus, sotto Locatelli, avrà intenzione di fare un altro grande colpo a centrocampo?
E badate bene, in questo momento lo sappiamo, è Locatelli, e tutto quello che succederà poi è in base alle uscite. Ma nella testa della Juve, e quindi nella testa di Allegri, perché la Juventus per tesserare Allegri carta canta, gli deve aver detto: Max, tu torni, mi metti in queste condizioni, io queste te le rispetto, queste no, queste sì, queste no. Allegri non è stupido, lo sappiamo, già qualche anno fa, l'ultimo anno di Allegri, aveva chiesto di rifondare la squadra, cosa che è stata fatta nelle ultime due stagioni, dove paradossalmente Allegri non c'era, ma dove si è andato a perdere anche tanto tasso tecnico. E quindi Allegri è contento di questa Juve ed è convinto che solo Locatelli possa sistemarla? O quando è tornato ha detto: allora io voglio un centravanti, io voglio un terzino sinistro di riserva, voglio due centrocampisti? Il terzo grande dubbio è questo: ma la Juventus è forte? Ditemelo, la Juventus è una squadra forte? Perché leggevo un tweet di un utente di Juventus che diceva: ok, Chiellini e Bonucci hanno fatto vedere di che pasta sono fatti, la Juventus è stato il club che ha mandato più giocatori in gol a Euro 2020, Cristiano Ronaldo chiude la stagione con quasi 40, 45, 50 gol segnati, capocannoniere della Serie A, capocannoniere dell'Europeo, e Federico Chiesa si è messo in mostra come uno dei talenti più cristallini in assoluto. E quindi, la Juventus è forte o no? E questo è un interrogativo che torna indietro come un boomerang, perché io qualche tempo fa, e quando ancora Pirlo era in panchina, avevo detto una cosa, e cioè che secondo me questa rosa, quindi quella attuale a tutti gli effetti, non era da rifondare, era da sistemare. Io ero e sono tuttora convinto che la rosa della Juventus dell'anno scorso non fosse una rosa da quarto posto. Esagererò, dirò un'eresia, secondo me sulla carta se la giocava forse non alla pari con l'Inter, perché col segno di poi l'Inter ha fatto vedere probabilmente davvero un qualcosina in più, ma non di tanto, ma sicuramente leggo la classifica della Serie A e quella squadra, la Juve, non è una squadra a quarto posto. Ha dei limiti incredibili e li andiamo a identificare tutti sul centrocampo, per quanto mi riguarda, ma dietro e davanti e sugli esterni, soprattutto sugli esterni, che è stato il nostro grande punto di forza tra Cuadrado e Chiesa, secondo me siamo messi molto bene. C'è un Kulusevski che deve esplodere e ci sono alcune cose da sistemare. E ripeto, Locatelli sì, è un buon punto di partenza. Ma io me ne aspetto due, Locatelli e un altro. E l'altro deve essere uno di quelli forti. Ed è il dubbio due. La Juve poi ha intenzione di tornare sul mercato al di là delle cessioni. Perché se l'idea della Juve è no, secondo me c'è già un altro problema. E allora vi ripongo questo quesito. Secondo voi la rosa attuale della Juventus, cioè la rosa di Pirlo, è una rosa competitiva, sì o no? Perché secondo me sì. E se siamo arrivati al quarto posto, è stato un discorso legato a il gruppo che si era completamente sfaldato, e ripeto, ribadisco l'importanza del gruppo. Ci abbiamo vinto l'Europeo, non dimentichiamoci mai questa cosa. E tutte le lacune di un allenatore che, gioco forza, non era all'altezza di una squadra come la Juve e di quelle che erano le volontà della Juventus, di quello che voleva poi effettivamente fare la Juventus. Quindi secondo me la rosa non era neanche malissimo, ma una serie di eventi sfortunati che poi nell'arco di 10 anni può capitare, e sono capitati purtroppo, mi dispiace per lui, ad Andrea Pirlo, hanno portato poi a questo disastro. Ma secondo me la rosa della Juve va sistemata e non rivoluzionata, e ve lo dicevo all'epoca e mi avete dato del pazzo. Lo so che dopo un quarto posto sembra ancora una follia, ma io sono di questa idea. Per me manca un centravanti, manca un terzino sinistro e mancano due centrocampisti forti. Esagero, numericamente mancherebbe solo un centravanti di riserva e un terzino sinistro di riserva, numericamente. Se vogliamo fare le cose fatte bene, secondo me mancano anche due centrocampisti forti. E ragionerei già sui centrali, perché quello che vi dicevo prima su Chiellini e Bonucci, quello che vi dicevo nell'altro video, la programmazione. Io lo so che abbiamo ancora davanti agli occhi Chiellini e Bonucci degli europei, ma ragazzi, ma un anno è lungo. Un anno è lunghissimo e io lo so che appena ci saranno alcuni errori di Chiellini e Bonucci o alcuni infortuni di Chiellini e Bonucci si tornerà a urlare al però vedi che erano vecchi. Sono vecchi, questa cosa è oggettiva. Nel calcio sono vecchi dei giocatori di 37 e 34 anni. È inutile girarci intorno, sono vecchi. Ed è per questo che dico che la Juve deve fare programmazione. Ma un'altra: Chiellini rinnova o no? Perché ora è svincolato, l'abbiamo detto, e mi sembra follia che una società come la Juventus
prima non volesse rinnovarlo e Chiellini aveva detto non saremo mai un problema io e Buffon, poi volesse rinnovarlo, poi Allegri ha chiesto il rinnovo, poi Chiellini ha giocato questa finale e poi adesso dobbiamo rinnovarlo, però non si sa, però pensiamo di sì, a me sembra follia. Questo è un altro dubbio, ma la Juventus a livello di programmazione sta lavorando oppure no? Io mi auguro che siano ovviamente tutte questioni giornalistiche, tutti i rumor che escono quando non ci sono notizie, è ovvio che tutti fanno gara per chi la spara più grossa. Mi piacerebbe un giorno entrare dentro la sede della Juventus e capire effettivamente cosa sta accadendo, cosa accade quotidianamente. Perché poi sono dubbi, è un altro dubbio, è possibile che la Juventus a metà luglio, con domani che inizia il ritiro e tra 15 giorni arriva anche lui, cioè Cristiano Ronaldo, ma domani arriva già Dybala, sia ancora qua col dubbio di ma Dybala rinnova oppure no? È da dare via? Ma Cristiano Ronaldo cosa vuol fare? Perché sembrava ci avesse detto sì voglio andarmene e ora forse non se ne va. A me sembra illogico che domani arrivi Paolo Dybala e si approfitterà domani del fatto che finalmente faccia faccia con Allegri per parlarne. E tutto questo tempo in cui Dybala non era stato convocato per la Coppa America, vinta poi dall'Argentina, e in cui la Juventus non doveva giocare perché c'era la nazionale, e questi giorni di vacanza di Cristiano Ronaldo post eliminazione dall'Europeo, sono serviti? C'è stato un chiacchiericcio tra Cristiano e il suo agente, la gente di Cristiano e la Juventus, mentre lui era in barca a fare la bella vita, a divertirsi, a rilassarsi e a mangiare del petto di pollo scondito? Qualcuno si è messo lì a ragionarci? Perché secondo me sono tutte follie. Già il fatto che probabilmente faremo un mercato povero, nel senso che faremo pochi colpi, va a confermare quella mia tesi del magari la rosa della Juve è già competitiva così. Ma l'altro lato della medaglia potrebbe essere non abbiamo soldi e quindi ci limitiamo ad aggiustare, che poi si alzi anche il tasso tecnico, questo è tutto da vedere. Perché secondo me se esce Demiral e viene sostituito semplicemente da Bugani, non è stato il tasso tecnico. Ma banalmente esce Buffon e entra Perin. Sotto il profilo puramente del campo io non te lo so dire se un plus o no. Sotto il profilo dello spogliatoio incredibilmente no. Beh, perdere una colonna portante. E l'abbiamo visto quanto sono importanti i senatori. Donnarumma finisce l'Europeo, miglior giocatore dell'Europeo. La risolve lui a calcio di rigore e ringrazia Sirigu. Locatelli abbraccia Chiellini appena vinca l'Europeo. E Chiellini abbraccia Locatelli dopo l'errore con la Spagna e dopo il rigore di Jorginho che ci porta in finale. Sono piccolezze, ma neanche tanto. E chi ha giocato un attimino a calcio e con delle persone più anziane a cui ha avuto modo di portare rispetto lo sa che nei momenti di difficoltà tu stai zitto, parlano loro. Nei momenti di difficoltà all'interno del campo la palla che scotta passagliela loro, che sanno cosa fare, perché di quelle palle lì ne hanno già giocate milioni. Lo stesso Chiellini 10 anni fa, quando arriva a Pirlo la passa sempre a Pirlo. E c'è un motivo, Giorgio lo sappiamo con i piedi, è quello che è, palla in banca Andrea Pirlo. Ecco, la Juve manca lui, manca Andrea Pirlo, non in panchina ma in campo. Manca un giocatore in grado di essere lì al centro del progetto, al centro del campo proprio, nella maniera fisica, a cui passare i palloni e che con una tranquillità incredibile te li può gestire, te li può smistare e non li perde. Ok, intelligenza, freddezza glaciale, noi uno così non ce l'abbiamo. Adesso dicono poter essere Locatelli, sì, ma Locatelli abbiamo visto che anche da mezzala non se la cava male, ha dei buoni tempi di inserimento, tra l'altro, e anche un buon tiro dalla distanza, tra l'altro, quindi metterlo come mezzala proprio schifo non farebbe. E allora chi, qual è l'erede di Pirlo? In panchina Max Allegri, no? Ma nell'Italia chi è stato il giocatore in grado, non dico di replicare perché sono due stili di gioco completamente diversi, ma di portare nuovamente l'Italia alla vittoria sulle prime pagine dei giornali e al centro del mondo del calcio? Nel 2006 era Pirlo, nel 2021 dubbi continui, perché su di lui, su Jorginho, e sono uscite alcune voci di mercato che lo vogliono accostato alla Juventus da parte del suo procuratore, dovremmo ragionarci con calma e fare un video a parte, probabilmente già domani. Preparatevi, perché su Jorginho c'erano tantissime cose da dire.